Un saluto e un augurio di buon lavoro a tutti i partecipanti dell'Assemblea Nazionale dei Comitati per l'Ambiente. Sono la dottoressa Marzia Armida, presidente dell'Associazione Medici di Famiglia per l'Ambiente di Frosinone. Ci dispiace non essere presenti, ma il 29 settembre la nostra associazione aveva già organizzato da tempo un convegno relativo sempre alle problematiche ambientali e di salute presso l'Ordine dei Medici della nostra città. L'Associazione Medici di Famiglia per l'Ambiente di Frosinone nasce alcuni anni or sono, purtroppo sul triste primato di Frosinone, città più inquinata d'Italia. Da allora il nostro obiettivo è stato quello di svolgere una attenta e concreta sorveglianza sanitaria sulla popolazione della nostra cittadina. Il medico deve essere il garante della salute dei cittadini, così come anche tutte le organizzazioni istituzionali. Purtroppo questi obiettivi sono spesso ignorati a favore delle leggi del business e della politica. La nostra associazione invita tutte le altre associazioni e tutti i comitati ad un lavoro che porti all'informazione del cittadino. Quindi la prima cosa è l'informazione del cittadino. Altro scopo e obiettivo importante è quello di controllare comunque sempre e sorvegliare gli atti amministrativi. Spesso sono contorti e ricchi di tranelli, quindi questo può portare spesso ad inganni, a danni comunque all'ambiente e alla salute. Gli stessi cittadini spesso sono ignari di tutto ciò e comunque non vengono resi partecipi dei processi decisionali che negli anni purtroppo hanno prodotto malattie e morti. I nostri studi si basano soprattutto sull'inquinamento aereo, quindi la nostra associazione si è dotata di centraline di rilevamento delle polveri sottili, quindi PM10, PM2,5, PM1. Queste centraline sono state disposte in una rete che sorveglia l'intera nostra città in modo da avere un controllo 24 ore su 24 sulla situazione appunto delle polveri sottili. E spesso i nostri dati sono in contrasto con quelli rilevati dall'ARPA, che è l'organo ufficiale di rilevamento delle polveri, in quanto le loro rilevazioni sono poi una media nell'arco di una giornata o più giorni. Le nostre rilevazioni sono minuto per minuto. Le polveri sottili chiaramente sono tanto più dannose quanto sono piccole, quindi la PM1 è addirittura al di sotto di 1. La polvere sottile penetra attraverso il polmone nel circolo sanguigno e viene scambiata a livello polmonare, così come si scambia l'ossigeno e l'anidride carbonica. Il danno a livello dei tessuti è un danno ossidativo che troviamo in tutti gli organi e apparati, dal cervello al cuore. Abbiamo notato un aumento incredibile di patologie tumorali, patologie respiratorie, e diciamo che l'aspetto più inquietante di tutto ciò è il danno epigenetico portato dalle polveri sottili, in quanto il danno a livello genetico è quello che poi può essere trasmesso nelle future generazioni. Delle patologie sulle quali noi abbiamo fatto tanti studi, diversi studi epidemiologici, adesso vi parlerà la dottoressa Petricca, che è la responsabile scientifica della nostra associazione. Prego. Grazie Presidente. Rispetto alle polveri sottili nella nostra città, forse va un attimo detto che noi abbiamo una condizione orogeografica che è responsabile, oltre alle emissioni stesse, del mantenimento di questa tragedia rappresentata dalle stesse polveri.
È da qui nata appunto la necessità che già citava la Presidente, rispetto alla necessità di una valutazione nell'ambito delle 24 ore al fine di costruire delle curve di inquinanti, al fine di poter intervenire in una politica gestionale che ci consenta di correggere praticamente nei diversi momenti della città, nei diversi momenti maggiormente espositivi rispetto alle polveri. Siamo praticamente in preparazione di questo nuovo studio epidemiologico con ben altra associazione di ben superiore valenza, che comunicheremo tra qualche giorno, ed eventualmente, se faremo in tempo, ve lo comunicheremo prima di sabato. È vero che il problema occupazionale deve essere praticamente preservato, ma è vero pure che abbiamo necessità di preservare la salute dei nostri cittadini. Rispetto alle malattie, le abbiamo tutte. Passiamo dalle malattie respiratorie, che non sono peraltro le prevalenti, ma interessano sostanzialmente i bambini, tutte le età, perché noi vediamo che adesso è più precoce l'insorgenza dell'asma nelle nostre zone, così come l'asma, che prima non vedevamo rappresentata negli anziani, è particolarmente incidente, e quindi parliamo di una patologia che nelle nostre università, ai nostri tempi, veniva insegnata come una patologia prevalentemente dell'età evolutiva, mentre adesso la ritroviamo praticamente nella terza età. Così come abbiamo un abbassamento della bronchite cronica ostruttiva, che è nata come patologia dell'anziano, al contrario sta interessando fasce giovanili a partire già dai 35-40 anni, quindi netto abbassamento dell'insorgenza in età di queste malattie, che chiaramente coinvolgono l'apparato respiratorio ed evolvono poi verso l'insufficienza respiratoria. Le malattie appunto di maggiore rilievo e che comportano maggiore mortalità sono le malattie cardiovascolari, quindi gli infarti, e gli ictus, quindi la prevalenza di morte è rappresentata da queste affezioni dell'apparato vascolare. Tra l'altro ricordiamo che le PM sono state ormai inserite nelle sostanze carcinogenetiche di tipo 1, come il fumo di tabacco. Anche se il tipo di tumore rappresentato è un tumore diverso, è un adenocarcinoma, non è un epidermoide, ma sempre di tumore grave trattasi, di tumore a prognosi estremamente riservata. Dobbiamo praticamente fare attenzione alle esposizioni verso praticamente nelle città come Frosinone e come la provincia di Frosinone, dove si realizza questo alto impatto inquinante. L'infertilità maschile è in netto aumento e si è dimostrato che NESIN, quindi nesidi di interesse nazionale, quali quelle della Valle del Sacco, cui Frosinone e provincia appartengono, sono praticamente gravati da una più alta incidenza di infertilità maschile. I tumori nella nostra provincia, siamo praticamente in una situazione di disastro, perché non riusciamo neppure a sapere quanti siano i malati di tumore. Non abbiamo un registro tumori, abbiamo un'azienda sanitaria che praticamente cita, a mancanza ancora del registro tumori, un deficit di personale, di organizzazione, un deficit organizzativo per mancanza di personale. Da ricordare la grandissima prevalenza delle nostre donne che praticamente si rivolgono ai centri di oncologia, dimostrando appunto una maggiore aggressività del tumore stesso. Grazie. Grazie a tutti.